avvengono da 50 anni fa. Il Regno d'Italia compiva mezzo secolo di vita. Torino, come oggi, esultava. Il re giungeva in carrozza insieme a una regina bella, piumata e benefica. Ad applaudirli c'erano dignitari, personaggi in tuba e capitani d'industria. E tra la folla anonima c'era anche nostro padre. Credeva nell'avvenire, ma ci credevano soprattutto quel mezzo milione di italiani che ogni anno cercava lavoro nelle Americhe. Nell'Italia liberale di Giovanni Giolitti il socialismo era arrivato al suffragio universale. I conservatori erano preoccupati e lo dicevano apertamente. Ci vuole una piccola guerra coloniale per distrarre il paese. Bel suol d'amore. Sul Corriere della Sera, versi rombanti per la gesta d'oltremare. D'Annunzio cantava la bocca rotonda del cannone. Altri re, altre regine. Nicola II, lo zar di tutte le Russie. Aveva i suoi deportati, aveva i suoi contadini, legati all'aratro. Il re d'Inghilterra amava invece attrici e corazzate. Altri re. Ma sono re da operetta. Chi li distingue più da quelli veri? Regine di carnevale lanciavano baci al secolo passato. Ma era già nato un secolo di ferro. Lame affilate e polveri asciutte, annunziava il Kaiser di Germania. E subito diventa più rapido il passo di parata degli eserciti d'Europa. Salvi Dio l'austriaco regno, salvi il nostro imperatore. Si cantava ancora a Vienna, a Praga, a Trieste, a Budapest. Per ora il Kaiser mira soltanto ai cinghiali. Questo è lo sport dei sovrani, ma sarà anche questo. La Marna, Verdun, i laghi Masuri. Poi il Sabotino, l'Isonzo, il Carso. Impariamo a tirare obici più pesanti della pazienza. Impariamo la trincea, la crudeltà, la paura. Dietro il fronte, le signore che hanno il cuore ben fatto pensano alla beneficenza per i nostri cari soldatini. Sotto gli elmetti le teste si chiedono perché. Davanti alla strage che dura anni gli uomini si chiedono per chi? Per loro? Si regalano bandiere agli orfani, si mandano a morire altri padri.
Ma che cos'è la patria che si ricorda di te soltanto quando c'è da chiederti la fatica e la vita? Ogni esercito ha la sua Caporetto. La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. A Oriente, nella grande pianura russa, i morti sono nudi nel gelo. Quanto più siamo ridotti alla condizione di oggetti, tanto più è vicina la possibilità di agire e di mutare il mondo. Non avete che da perdere le vostre catene. Lenin lo grida a tutti. A tutti, a tutti. Tutto il potere ai soviet degli operai, dei contadini e dei soldati. La vittoria d'ottobre è un mare grande quanto la Russia e più forte di tutte le guerre. E la pace vera è questa corsa degli uni verso gli altri. Gli uomini uniti dalla medesima classe si abbracciano. L'operaio tedesco e il contadino russo ridono insieme. Vogliono vivere insieme. C'è chi crede all'altra pace, alla vittoria degli stati maggiori. Seicentomila morti, 1,5 milioni di feriti, tutta una nazione di vite stravolte e offese, accompagnano il re a Trieste. Sai, la pace della diplomazia e dei governi, confini da spostare, colonie da sfruttare. Wilson, Orlando, Clemenceau, Lloyd George. Il governo italiano, che ha fatto la guerra per Trento e Trieste, pretende ora terre d'altri popoli, Dalmazia e Albania. Gli alleati di ieri le negano. C'è quanto basta per gridare alla vittoria mutilata. Più di tutti grida Gabriele D'Annunzio. Specialista in danzatrici, in citazioni, in duchesse, in levrieri, D'Annunzio sprezzava il volgo che gli pagava i debiti.
Poeta, malgrado il suo cattivo gusto, il superuomo dei semicolti si faceva l'ideologo della bella morte, il gran maestro di cerimonie di quello che Lenin chiamò l'imperialismo degli straccioni. Fiume 1919. Il paradiso è all'ombra delle spade. Avanti arditi! A Fiume i ricordi del liceo classico inebriano dei primi ei alala gli ex sottotenenti. Giorni di gloria e di cocaina. Basta qualche telegramma di Giolitti, capo del governo, e qualche colpo di cannone, e D'Annunzio sceglie la resa. Cavalli, pugnali e donne lasciano Fiume. Sempre pronti agli ordini della grande industria, i nazionalisti agitano eleganti bastoni da passeggio. I mazzieri dell'ordine sanno chi colpire. I socialisti. Claudio Treves. Giacinto Menotti Serrati. Filippo Turati. In sei mesi il costo della vita è aumentato di 5 volte. Per milioni di contadini e operai c'è solo il bracciantato e la disoccupazione. Scioperi e comizi scuotono l'inerzia del paese. Comincia la grande paura dei benpensanti. Cariche e autoblindo. Quando? Nel 1920? Oggi? Nei porti, nelle officine, il lavoro si ferma. Gli industriali oppongono la serrata. Se i ferrovieri scioperano, il governo fa guidare i treni dai soldati e dai crumieri. Tra i socialisti nuove correnti chiedono altri metodi per combattere l'avversario. Ecco Bordiga, ecco Terracini. Ma l'occupazione delle fabbriche è una battaglia da condurre uniti. Per iniziativa del gruppo dell'Ordine Nuovo si creano i consigli di fabbrica. Gli operai chiedono il potere nei centri del potere. Alfa Romeo, Breda, Marelli, Fiat. Queste fabbriche devono diventare di tutti. I manifesti gridano alla truppa regia. Non sparate, siamo i vostri fratelli. Mussolini. Gli agrari della Valle Padana e gli industriali lo aiutarono, lo pagarono, lo armarono. I figli della borghesia, spesso protetti dalle forze dello Stato, spesso armati con la connivenza della polizia, assaltano, incendiano, sparano, uccidono. A centinaia cadono i lavoratori, i capilega, i dirigenti sindacali. Bruciano le camere del lavoro, le case del popolo, i circoli di cultura, le redazioni dei giornali operai. Bruciano 50 anni di speranze e di lotte. Ottobre 1922. Gli squadristi si radunano a Napoli. Sono con loro i nazionalisti e gli ex arditi fiumani e anche gli illusi che difendono il decoro proprio e il furto altrui.
veglia del colpo di Stato. Mussolini dichiara: o ci daranno il governo o lo prenderemo calando su Roma. Le vecchie volpi parlamentari pensano di servirsi intanto del fascismo. I generali, gli alti funzionari, i prefetti, i grandi magistrati, anche se non amano le camicie nere, pensano che Mussolini sia sempre preferibile ai socialisti. 15 anni più tardi, a mezza Europa diranno: meglio Hitler che i rossi. 30 anni più tardi, cioè ieri, diranno: meglio Franco, meglio Chiang Kai-shek, meglio Sigmar Rhee, meglio Battista, Trujillo, Salazar che i rossi. Meglio le stragi d'Algeria, le carceri di Grecia, i massacri del Sudafrica che il socialismo. Meglio la morte atomica, la morte degli altri naturalmente, che il socialismo. Ecco perché il re non firmò lo stato d'assedio. Via libera ai camion dei fascisti. Mussolini è a Milano, in attesa degli eventi. Se andranno male, è pronto a scappare in Svizzera. Vanno bene, per lui. Prende il vagone letto. E Mussolini parla al re. Fedele servo di Vostra Maestà, chiedo perdono se mi presento in camicia nera. Porto a Vostra Maestà l'Italia di Vittorio Veneto, riconsacrata dalla nostra vittoria. Quando esce dal Quirinale, ha in tasca il portafoglio di primo ministro. Cattolici e liberali gli sorridono e collaborano. Quanti altri militi ignoti ci vorranno prima che finisca il ventennio che ora comincia? Dietro questi uomini in camicia nera ci sono gli industriali ancora in camicia bianca. Il primo governo fascista non dimentica i suoi protettori. Si abolisce la nominatività dei titoli, meno tasse per i ricchi. Si aboliscono le imposte di successione, più ricchezza per i figli dei ricchi. Per arrivare alla dittatura assoluta si impongono al paese nuove elezioni, con una legge truffa, che non fu ultima nel suo genere. Matteotti, deputato socialista, denuncia la sopraffazione elettorale. Mussolini lo fa assassinare. La vedova chiede giustizia. Il re promette e non farà. Pio XI non riceve la madre di Matteotti e dal cardinale Gasparri le fa avere un rosario d'oro, perché preghi. Contro i compagni che lo piangono sul Lungotevere, i carabinieri a cavallo. La legge non è uguale per tutti. Assumo io solo la responsabilità politica, morale e storica di quanto è successo. Amendola, deputato liberale, muore per i manganelli fascisti. Agli intellettuali bisogna rendere la vita impossibile. Piero Gobetti muore di percosse in esilio. Solo Iddio può piegare la volontà fascista. Gli assassini fascisti di Don Minzoni restano impuniti.
Per 20 anni bisogna impedire a questo cervello di funzionare. Gramsci, capo dei comunisti, muore in galera. Gennaio del 1925. Lo Stato si identifica al partito. Chi tocca la milizia avrà del piombo. Vietato lo sciopero, abolita la libertà di stampa, sciolti gli organi di opposizione, costretti i lavoratori a entrare nei sindacati fascisti. Per chi non si piega ci sarà il tribunale speciale. Decine di migliaia di anni di galera, decine di migliaia di italiani alle isole, al confino, in esilio. Poco a poco decidiamo di farci i fatti nostri. Perché occuparci di politica quando c'è lui che ci pensa? Guardate questi ragazzi. Siamo noi, sotto lo sguardo del Duce. Farà di noi persecutori o vittime. E questo è Farinacci, il duro del regime. Non gli piacciono i ragazzi del popolo, è nervoso. Anche il Duce è in vacanza. Come un dovere faticoso, rende omaggio alla letteratura. E va ad ascoltare il vecchio D'Annunzio che parla, parla, parla. Bisognerà pagargli le ultime manie perché stia buono nel suo museo di paccottiglia. E ora il viaggio in Libia. Una vecchia signora inglese ha sparato a Mussolini. Un cerotto sul naso. 15 anni più tardi i suoi connazionali avranno imparato a tirar meglio, ma i bersagli saremo noi. Bisogna dare agli italiani l'illusione di comandare perché accettino di servire. Le truppe di colore sono molto decorative. Piaceranno anche a Francisco Franco. Graziani ha incendiato e impiccato per pacificare la Libia. Che importa? A ogni paese il suo fascismo, a ognuno la sua Algeria. Dice Vittorio Emanuele di Savoia: Mussolini è un gran lavoratore, tutto dedito al bene della patria. Dice Pio XI: se Mussolini periclita, periclita il paese. E dice ancora: la Chiesa cattolica è aliena dall'anarchia, alla quale liberalismo e socialismo, da essa condannati, indeprecabilmente conducono e travolgono. E allora diamoci la mano. 11 febbraio del 1929 è la conciliazione. Le discussioni sui principi non sono state molto lunghe e Mussolini firma. E firma anche il cardinale Gasparri, rappresentante la Santa Sede. Mussolini vedrà benedetti i suoi labari. La Santa Sede guarda lontano, oltre la vita del fascismo, fino a noi. Maestri e professori provvederanno a far dimenticare agli italiani che la fine del potere temporale dei papi era stato il sogno dei più grandi cattolici italiani, da Dante a Manzoni e a Cavour. Mese dopo la conciliazione, il plebiscito.
Il popolo, dice Mussolini, voterà perfettamente libero. Sì, la libertà dei comizi notturni, dove si illumina il santo manganello, sempre pronto, come afferma Augusto Turati, segretario del partito fascista, per le spalle degli oppositori. Le confederazioni degli agrari e degli industriali sono state le prime a proporre il candidato numero uno, quello che ormai è lui con la maiuscola. Sulle piazze delle città, nelle vie dei vecchi borghi, ecco gli importanti, i dignitari, i fiduciari, i potenti, le eccellenze, gli eminenti, gli autorevoli, gli onorevoli, i notabili, le autorità, i curati, i podestà, gli uomini dell'autorizzazione, della intimidazione, dell'unzione e della raccomandazione. Ecco quelli che fanno il prezzo del grano e delle opinioni, che hanno in pugno il mercato del lavoro e quello delle coscienze. E ci sono quelli che aprono gli sportelli, baciano la mano a voscenza e ringraziano sempre perché non sanno mai i propri diritti. Eccoli dire di sì perché lo fanno tutti. Di sì perché l'ha detto Monsignor Vescovo, il commendatore che ha studiato. Di sì perché hanno quattro creature. Di sì perché bisogna far carriera. Di sì perché non vogliamo più essere morti di fame. Di sì perché ho un credito. Di sì perché ho un debito. Di sì perché ci credo. Di sì perché non ci credo. Perché tanto nulla conta. Perché io non conto nulla. Di sì perché non ho più compagni. Disoccupazione. Il Gran Consiglio del Fascismo delibera nuove riduzioni dei salari, dal 10 al 20%. Il movimento operaio lotta nella clandestinità. Il proletariato, riconosce Mussolini, è in gran parte lontano dal regime e va a parlare alla Fiat, sotto lo sguardo del padrone di allora e di quelli di oggi. Qui a Lingotto batte il cuore di Torino operaio. Dal nostro cuore si leva con l'entusiasmo le viva la rinnovata Italia e dal suo dolce. Viva Benito Mussolini! Quello che vi ha detto poco fa il senatore Agnelli è sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. E sono felice quando so che una fabbrica, che un'industria, che una maestranza ha garantito il lavoro per un lungo periodo di tempo. Nessuno può smentirmi, perché questa è la parola della veridica verità. Ci pensava lui, e come se ci pensava. Genio tipicamente italico, sapeva fare di tutto. Villico, stalliere. Al momento opportuno baciava anche i cavalli, perché, come tutti sanno, era anche un grande amatore. Curzio Malaparte inneggia. Sorge il sole, canta il gallo, Mussolini monta a cavallo. Feste e sfilate.
baci e medaglie. Il gran rapporto allo Stato Maggiore della Nazione. Il secolo XX sarà il secolo del fascismo. In Europa ci sono gli altri fascismi. Fascismi che non hanno alle spalle le industrie di Milano, Genova, Torino, ma i giganteschi complessi della Ruhr, la potenza della metallurgia e della chimica tedesca, uno stato maggiore di casta, una abietta vocazione al sublime. Sin da quando il partito contava 7 aderenti, avevamo 2 direttive: conquistare il potere assoluto, diventare un partito temuto nel mondo intero. Non è lo Stato che ha creato noi, ma saremo noi a creare il nostro Stato. Le elezioni politiche saranno un utile strumento per la conquista del potere assoluto in Germania. ...1933... Hitler vince il plebiscito. Il nazismo al potere travolge le ultime resistenze operaie. Si ammazzano a uno i capi del movimento operaio. Le vedove ne ricevono a casa le ceneri in una cassetta di zinco. Dove il capitalismo ha raggiunto la sua fase suprema, che è quella dell'imperialismo, i miti non possono essere quelli di far giungere i treni in orario, né basta declamare sugli antichi romani. Occorrono i miti del sangue e della razza, della morte e della purezza, del medioevo e della tecnica. Oggi ci ascolta la Germania, domani tutto il mondo, cantano i giovani hitleriani. Menti più alte della Germania, da Albert Einstein a Thomas Mann a Bertolt Brecht, sono costrette a fuggire all'estero. Sulle piazze si bruciano i libri, come se si potesse bruciare la verità. Poi si bruceranno gli uomini, come se si potesse bruciare la giustizia. Chi è il maestro? Chi è il discepolo? I veri maestri non lasciano tracce, non si esibiscono ai balconi. E per questo ancora oggi non si possono fare senza rischio i loro nomi. I maestri di Mussolini e di Hitler, di Farinacci e di Eichmann, sono negli uffici studi delle banche, nelle poltrone dei consigli di amministrazione, sono sulle cattedre universitarie, nell'Accademia Berlinese delle Scienze o nell'Accademia d'Italia. Hanno fatto giurare fedeltà alla scienza tedesca e alla romanità fascista, e quasi tutti hanno giurato, gli uomini che dovevano insegnarci la verità. Camerati sugli arti, nell'arco garibaldino sono cominciati i vittoriali della gioventù italiana per sempre meglio temprare il nostro spirito e i nostri muscoli. Nel decennale della rivoluzione fascista, più che mai la parola d'ordine è questa. Al
Alle sue spalle il professor Giovanni Gentile approva e saluta, perché nelle scuole si studi su libri bugiardi e ci si eserciti con moschetti inutili. L'antitesi, Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la pratica di Roma. Vedere dopo 10 anni tutto il popolo attorno a Regina e vedere soprattutto un fatto nuovo nella storia dell'umanità, il popolo italiano che è protagonista della sua storia. Ma più belli saranno gli anni di domani. Noi vi andiamo incontro con una decisione fredda, contenuta, ma tutta vibrante di segreti speranze. E mai, come oggi, abbiamo sentito che il destino è nelle nostre mani e che esso sarà il capolavoro della nostra invincibile volontà. Ma sì, ridiamo pure quando c'è da ridere. Mussolini vanta origini proletarie. Può giocare a fare il muratore. Giù le vecchie case di Roma. Il sud continuerà a restare senza case, ma Roma avrà più spazio per monumenti e sfilate. Poi i muratori veri apriranno il cartoccio di pane e salame. A casa i muratori veri diranno: ho visto il duce, speriamo che ci sia sempre lavoro. Andiamo a Piazza Venezia, andiamoci tutti noi con gli eroi del Giro d'Italia. Ci sono riduzioni ferroviarie per tutti. Vescovi, parroci e cappellani ricevuti da Achille Starace visitano il Milite Ignoto e il Sacrario della Rivoluzione Fascista. Ma chi porta un fiore rosso sulla tomba di Matteotti è schedato in questura. Nell'apparato economico del mondo contemporaneo c'è qualche cosa che si è incagliato e forse spezzato? Queste sono direttive precise con le quali si serve la vera pace, la quale non può essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato dalla vendetta, dal rancore o dalla paura. Popolo napoletano, camicie nere di Napoli e della Campania, a chi i più alti doveri nell'Italia fascista. E siamo sempre noi, i poveri, a sfilare con i nostri goffi abiti anche il giorno del matrimonio. Mandalo il telegramma al duce. Fra 9 mesi daremo un figlio alla adorata patria fascista. Forse avrai l'appalto, forse avrai il contratto, forse avrai lo scatto di stipendio. O forse avrai soltanto vergogna.
o i tuoi figli l'avranno per te. Matrimoni e figli, figli e soldati, soldati e baionette. Il capo dunque ama i bambini. A 5 anni le figlie e i figli della Lupa giuravano di servire con il loro sangue la causa della rivoluzione fascista. E ora, quelli di noi, quelli di voi che sotto gli occhi commossi della mamma e del papà, senza sapere che cosa facessero, ricevevano le armi in quelle cerimonie, che cosa insegnano oggi ai loro figli? Tutta l'Italia gridava a noi. Ha bonificato le paludi pontine. Ha disposto cioè che una frazione delle tasse pagate dai cittadini italiani fossero impiegate in queste rilevanti opere pubbliche che altri cittadini italiani eseguirono. A 30 km da Roma, con un'ottima contropartita pubblicitaria. Un po' più a sud c'era ben altro da bonificare. E c'è ancora. Il duce voleva l'equatore. E c'era il re che voleva crescere di grado. E c'era un impero medioevale, l'Etiopia, che non aveva chiesto la civiltà dei nostri lanciafiamme, che voleva vivere in pace e dovette morire in guerra, in una guerra disperata e ineguale. Alla Società delle Nazioni le sanzioni economiche all'Italia furono una beffa. Il commercio è commercio. Inghilterra, Francia, Russia continuarono a fornirci materie prime. Ma che bella occasione per sfruttare l'orgoglio nazionale. Le inique sanzioni fecero il gioco del regime. Ferro alla patria. Alla patria o ai fabbricanti di armi? Ferro alla patria. Alla patria o ai fabbricanti di camion? Con questi giocattoli dei bambini si faranno i carri armati di latta, i Fiat da poche tonnellate che una mitragliera riusciva a bucare. Oro alla patria. La regina Elena di Savoia dà l'esempio. Oro alla patria. Alla patria o ai cementieri, ai quali pagheremo le inutili strade di Etiopia?
oro alla patria. Alla patria di chi? Alla patria dei gerarchi o a quella degli analfabeti, dei contadini che ingobbiscono senza trattori, degli operai che invecchiano senza pensione? Oro alla patria. Non per difenderla, non per farne la casa civile di tutti, ma per dare ancora una volta una uniforme ai senza lavoro, per mandarli in Africa a fondare colonie nel secolo che vede la fine di tutte le colonie. Quanta terra davanti agli occhi. Le fanterie dei nostri braccianti pensano forse che basterà seminarla, quella terra, perché dia pane per tutti. Ancora una volta ci si illude che la fine della miseria sia in questo paese senza fine. Quello che il soldato italiano cercava in Africa era quel che il fascismo gli aveva tolto in casa sua. La possibilità di una terra senza padroni, di un lavoro senza vergogna, di un avvenire senza paura. Segni del littorio. Come in Algeria, nel Kenya, nel Sudafrica, nell'Angola, nel Congo, l'Africa ha buona memoria. Cosa avrebbe potuto essere il nostro paese se la fatica e il sacrificio delle guerre fossero stati indirizzati alla meta che è oggi quella della parte più cosciente e libera del mondo moderno? Finalmente il tuo impero! Impero fascista! Perché porta segni indistruttibili! E
della volontà e della potenza dell'istorio romano. I segni del littorio. Montecitorio in camicia nera applaude la lapide dell'impero. Del littorio, un'altra lapide sulla via dell'impero. Mussolini impara la geografia. Ne avrà bisogno fra qualche anno per ritrovare l'impero cancellato dalle carte geografiche. Anno primo dell'impero, secondo dell'autarchia. Il popolo italiano avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai, dico mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette grandi demoplutocrazie. Camerata alchimista, accendi il motore! Avanti, compagni, la treggiatura comincia! Da un cinegiornale sulla battaglia del grano. La spontanea professione di fede di una contadina confusa nella folla applaudente. Dopo di Dio viene lui. Dio ci dà il pane, egli ce lo lavora e ce lo difende, compendia con rara istintiva eloquenza il sentimento di tutto un popolo. E mentre la trebbia intona il suo gagliardo corale a torso nudo, il duce esperto trebbiatore, metodico, volenteroso e tenace, inizia il suo lavoro nel podere numero 2585. In 4 ore il duce ha trebbiato così 35 quintali di grano. L'uomo tutto maiuscolo ha una sua vita privata, anzi ne ha più d'una. Seconda giovinezza o pomeriggio di un fauno. Forse vuole solo dimagrire, ma dichiara che bisogna essere imperiali e poliedrici. Toccato. Che fine avrà fatto quell'incauto maestro di scherma? Anche i gerarchi si davano da fare. Non montavano a cavallo, questo no, anche perché non si sa se si sarebbe trovato un cavallo disposto a portarli. E Starace aveva cominciato la sua carriera imparando a memoria la frase «Saluto al duce». A Starace si deve il nuovo galateo dei gerarchi fatto di stivali e di virilità, come si addice ai padroni di un impero.
C'è però una difficoltà. Siamo alleati a un altro popolo che vuole essere della razza dei padroni. Un popolo che ama molto gli animali. Chi vuol comandare ha bisogno di servi. I servi avranno un segno, la stella di Davide. L'odio di classe si maschera da odio di razza. Acciaio tedesco, oro tedesco, avanti verso la guerra. Prima ancora di essere uccisi a milioni, le nostre mogli erano vedove, i nostri figli erano orfani. Prima di cadere nelle immense battaglie, già non avevamo più amici. Prima di finire nelle fosse di calce, i nostri visi non erano già più visi umani. No al fascismo. A Parigi il popolo si muove. Anche in Francia c'erano e ci sono ancora i fascisti. Tentarono il colpo nel febbraio del 35, poi nel 58 e nel 61. Allora Parigi rispose. A nome di tutti parla il socialista Léon Blum. Cittadini, vi abbiamo chiamato oggi a manifestare nelle strade, nelle piazze, la vostra forza, la vostra decisione calma e disciplinata. Parigi e tutta la Francia si sono sollevate, si sono unite in questa manifestazione per dire agli uomini del fascismo che non passeranno. Aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas! Il fronte popolare sta per andare al governo. Si occupano le fabbriche a Lione, a Nieuport, nella Gironda, nel sud-est, a Parigi. Sembra una festa. E dovrebbe esserlo. I fascisti rispondono attentando alla vita di Blum nella sua auto. Il vecchio parlamentare si salva a stento. Giuriamo di restare uniti, per combattere e disarmare le leghe fasciste, per difendere le libertà democratiche, per assicurare la pace all'uomo. Sono con loro gli italiani dell'antifascismo, Modigliani, Nenni, Buozzi, che sarà ucciso dai tedeschi. Lussu, Di Vittorio, e Pertini, e Longo, e migliaia di altri. Ci sono Carlo e Nello Rosselli, che i fascisti francesi, pagati da Mussolini, ammazzeranno come Matteotti.
avanzano le forze della guerra. I due dittatori hanno deciso. Piegheranno in Spagna l'antifascismo europeo. Contro le armi, le sfilate fraterne non bastano. Ci vuole una politica, una scelta di alleanza. Il fronte popolare deve scegliere. Raccogliere la sfida, battersi per la libertà della Spagna e per la propria. Il popolo francese chiede che il governo di Blum abbandoni ogni sterile pacifismo idealista. Può aver confini la pace. In Spagna si decide per tutti. La guerra di Spagna. Francisco Franco, l'uomo che ha ucciso la Repubblica e che il domani spazzerà dalla storia. Così i suoi film di propaganda presentavano le belve rosse, ubriachi di violenza, profanatori di donne, incendiari, sanguinari. Rosse. Da ogni parte della terra vengono uomini liberi a combattere per la Spagna. Sono le brigate internazionali, lavoratori francesi, americani, polacchi, operai e uomini di poesia e di scienza che con la Spagna dividono il poco pane e le poche armi. Centomila italiani per Franco contro la Spagna. Questo è il delitto che il fascismo non potrà mai espiare. Le armi di Mussolini vengono messe nelle mani dei contadini e dei pastori di Calabria, di Puglia, di Sicilia, perché uccidano dei poveri come loro e mandino alle famiglie la paga di mercenari. La Repubblica non ha armi per difendersi da questi aggressori. Mentre le navi italiane riforniscono Franco, il nuovo crociato, e le corazzate del Reich razzista bombardano le città aperte, i governi dell'Occidente europeo negano ogni aiuto alla Spagna. Anche il governo francese di fronte popolare. È la tragedia del non intervento. Questo è l'esercito del popolo, che per 32 mesi difese il proprio diritto di governarsi da sé. Sono i minatori delle Asturie, i contadini di Castiglia, gli operai di Catalogna, schiacciati da secoli di feudalesimo e di clericalismo. Thank you.
A migliaia vennero gli altri italiani, uomini di tutti i partiti dell'emigrazione antifascista. Parlò per tutti Carlo Rosselli. Oggi in Spagna, domani in Italia. Per vendicare il 1922. A Guadalajara gli italiani liberi sconfiggono i mercenari fascisti. Questi sono i soldati di Mussolini, fatti prigionieri dagli italiani. Perché siete qui? Non sanno rispondere. Ma l'ala fascista porterà alla vittoria. Buona caccia, camerati. Guernica e su Madrid, su Barcellona e su Malaga, gli aerei fascisti e nazisti sperimentano l'assassinio di massa. I lavoratori spagnoli affrontano come possono l'incendio che un paese dopo l'altro divamperà in tutto il mondo. Il mondo ha voluto dimenticare che cosa hanno fatto Franco e i suoi complici e che a Roma, e non soltanto a Palazzo Venezia, si è esaltata la strage dei poveri. Oggi i turisti che passano per le città spagnole hanno dimenticato che in quella guerra, e poi per 10 anni, per 20 anni, i migliori hanno sofferto nelle prigioni di Franco, per il diritto di mangiare e di pensare, per il diritto di leggere e di parlare, per il diritto di pregare Dio o di non pregarlo. Queste immagini compaiono per la prima volta su di uno schermo italiano. Thank you.
una barricata dietro l'altra, una casa dietro l'altra. Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Madrid, dove le sinistre attendevano la tomba del fascismo, sarà invece la tomba del comunismo. Con che gioia il Corriere della Sera descriveva la fuga dei rossi verso il confine francese. Il capo di Stato Maggiore delle Camicie Nere annunciava un alloro di più sulla fronte augusta dell'Italia fascista. Visi che dalla vita avevano avuto solo il male e le offese, ma uomini e donne che si aiutavano nella dignità della miseria. Soldati che dopo 32 mesi di lotta passavano inquadrati il confine con le loro armi. In terra di Francia li attendeva il campo di concentramento. Così finì il grande canto popolare della Repubblica Spagnola. Ma fu Spagna anche l'Italia partigiana, e Varsavia e Atene, e lo è anche oggi.
Fu Spagna in Cina, in Israele, in Indocina, nel Guatemala, in Ungheria e nel Kenya. Lo è oggi in Algeria, nel Congo e a Cuba. Le dittature fraternizzano. In quegli anni, ogni stretta di mano è una frontiera che salta, una aggressione premeditata o compiuta. Hitler invade l'Austria. Mussolini l'autorizza. I nazisti sono al Brennero. È il 1938 e Hitler viene a Roma accolto come un trionfatore. Milioni di baionette, come se la guerra moderna si facesse alla baionetta, e i carri armati sono soltanto da parata. Quando Mussolini tenterà l'avventura, non ci saranno. Ben altro l'acciaio dei cannoni tedeschi fabbricati da Krupp. Sotto la minaccia di queste armi, la crisi per la Cecoslovacchia. A Monaco, il francese Daladier e l'inglese Chamberlain cedono a Hitler una parte della Cecoslovacchia. Mussolini si presenta come il mediatore e il salvatore della pace. Ma un anno dopo invade l'Albania. Hitler, violando gli stessi patti di Monaco, occupa Praga. La sola grande potenza capace di stroncare il fascismo è l'Unione Sovietica. Culto della personalità e sanguinose degenerazioni ideologiche non hanno impedito ai sovietici di difendere la Spagna e di intervenire a favore della Cecoslovacchia. Ma le democrazie occidentali vogliono isolare l'Unione Sovietica. Sperano forse che Hitler attacchi a Oriente. E Stalin, 10 giorni prima della guerra, firma il patto di non aggressione con Hitler. Per il movimento operaio è un tragico colpo che lo divide ancora una volta. Hitler parla, vuole la morte della Polonia. È la guerra, di cui tutti sono responsabili e che tutti travolgerà. Varsavia.
Varsavia è distrutta. Dal canto suo, Mussolini esita. Sa che il popolo non vuole la guerra. Seppure con prudenza, anche la Chiesa ha preso posizione contro il razzismo. Hitler medita e le città si incendiano. Hitler ordina e i bersagli degli Stukas sono donne e bambini. Hitler rega e comincia lo sterminio dei polacchi. Hitler indica e ai primi del 1940 i suoi paracadutisti occupano Danimarca e Norvegia. Come sembra facile la guerra lampo. Nel maggio l'Olanda e il Belgio si arrendono. A Dunkerque gli inglesi mutano una disfatta in un segno di futura vittoria. Ma Hitler è ormai a Parigi. La Francia si sgretola. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica. Impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Non ci sono i fucili per ogni soldato. L'esercito ha munizioni per un mese. Non ha carri armati pesanti. L'arma aerea ha soltanto un migliaio di apparecchi. Thank you.
Nel fango di Grecia, nella sabbia di Libia, con le cartucce contate e la benzina razionata, con generali che non hanno il coraggio di dire la verità o di dimettersi, i nostri soldati prigionieri confrontano le parole e la realtà. La grande guerra fascista si annuncia come la fine del fascismo. Se posso mandare il fior fiore del popolo tedesco nell'inferno della guerra senza la minima pietà per lo spargimento del prezioso sangue germanico, vuol dire che io ho il diritto di sopprimere milioni di esseri di una razza inferiore che prolifera come una razza di vermi. Giugno 1941 è l'invasione dell'Unione Sovietica. Noi siamo una razza di signori che deve sempre ricordarsi che il più umile cittadino tedesco ha socialmente e biologicamente un valore mille volte più grande che la popolazione di questi paesi. Uomini e le donne vere, come le madri russe, con la grande congiura tessuta dai loro umili gesti di pietà, legheranno le mani ai signori della guerra. Camicie nere, conquistate l'Ucraina! Ascoltate le parole di Himmler. Non mi interessa affatto quel che accade a un russo o a un cecoslovacco. Che le nazioni vivano in prosperità o crepino di fame, mi interessa solo in quanto ne abbiamo bisogno come schiave della nostra civiltà. La loro civiltà. Aria pura delle Alpi, natura, acque limpide, per Eva, l'angelo del focolare di Adolfo. Thank you.
Avevano paura di essere come tutti, i nazisti e i fascisti. Furono come nessuno era stato, atroci e meschini nello stesso tempo. Si alza la guerriglia partigiana contro i deliri nazisti quando le classi dirigenti hanno capitolato o collaborano. Fra i primi, i patrioti jugoslavi rovesciano i carri armati tedeschi. Dalla Slovenia alla Croazia, dalla Normandia al Niemen, è la battaglia dei binari. Da Leningrado a Stalingrado, su di un fronte sterminato, i sovietici contrattaccano. Non si fermeranno prima di Berlino. Il Reich millenario sarà sepolto in terra russa. Dagli aerei, gli inviti alla resa passano nelle mani dei soldati tedeschi. E quelle mani si levano in alto. Uomini spezzati, corpi e menti disfatte, uomini ridotti a stracci. Se c'è chi non ha perduto la boria e le apparenze del dominio, dai loro carri armati escono gli stivali d'inverno ormai grotteschi e i giovani soldati russi ci giocano e ne ridono. Più di 200.000 italiani, male armati e male equipaggiati, erano sul Don. Ne tornerà la metà. La marcia su Mosca, diceva Mussolini, continuava quella su Roma. Nessuno dei superstiti ha potuto raccontare tutta la verità atroce della ritirata. Ci sono patimenti che non hanno storia. Fu nel gennaio del 1943 che nell'agonia migliaia di giovani di ogni classe maledissero in cuore il fascismo. In Tunisia, con le colonne dei nostri prigionieri, spariva il mito africano, che in tre guerre aveva distrutto tanta parte della nostra ricchezza nazionale. E il ferro della guerra si avvicinava al cuore delle nostre case. È lo sbarco in Sicilia. Sulla costa italiana, sul cosiddetto bagnasciuga di Mussolini, cadono i primi inglesi, i primi americani, figli di quegli italiani che la miseria fece emigrare oltre oceano. Il 10 luglio gli alleati sono a Siracusa, il 21 a Enna, il 23 a Palermo. Thank you.
ogni ora le fortezze volanti rovesciano migliaia di tonnellate di esplosivo sulle nostre città. Il 25 luglio cade anche il fascio. Cade tra le rovine. L'Italia dell'8 settembre fu un lungo treno di fughe, di ritorni, di deportazioni, di desolazioni. Quando in quella sera di settembre non ci furono più ordini, ciascuno dovette scegliere da sé, rischiare l'errore, decidere il dovere. Così il ventennio lasciò il nostro paese. Negli ultimi 20 mesi del conflitto, sulle linee del fronte e nella battaglia civile, il popolo italiano perderà la metà dei 400.000 e più morti offerti agli idoli fascisti. E il numero delle vittime civili sarà più alto di quello dei soldati. Quartieri secolari si disfecero in pochi secondi. Bruciarono 100 anni di lavoro e di risparmio e opere senza prezzo e senza tempo. Anche la nostra giovinezza sparì tra quelle rovine. Da quelle rovine uscì uno spettro. Contro il vecchio e il nuovo fascismo, i partigiani impugnano vecchie armi e nuovi doveri. Incendi, massacri, requisizioni. Ecco tedeschi e fascisti in azione. Quelli per i massacri maggiori, questi per le basse opere. Boves, Marzabotto, Sant'Anna, San Polo, le Ardeatine. Nelle celle delle torture, nelle piazze delle fucilazioni, la rabbia fascista si accanì su chi resisteva, fece strage, incalzata dalla paura. Ogni villaggio ebbe il suo impiccato. Ma ogni bosco ebbe il suo partigiano. A fianco dei partigiani gli operai rispondevano con scioperi e attentati alla ridicola socialità della Repubblica di Salò. Nei visi illividiti dei ministri repubblichini c'era ormai solo la vocazione al nulla, l'omicidio come forma di suicidio. Furono le ultime cerimonie fasciste, gli ultimi alalà protetti dalle armi tedesche. Poi la fuga. Per Hitler! Eia! Eia! Eia!
aprile del 1945 l'insurrezione liberava le maggiori città del nord, salvava impianti, porti, fabbriche, prima che giungessero gli alleati. Ultimi repubblichini. Dalle vallate delle Alpi e dell'Appennino, dove avevano patito per due inverni, scesero alle città le brigate partigiane. I capi dei comitati di liberazione erano alla loro testa. Mai l'Italia in tutta la sua storia aveva conosciuto un volontariato così vasto e profondo. Oltre 250.000 partigiani, con più di 70.000 caduti. E il nemico non fu solo il nazifascismo, ma l'asservimento, lo sfruttamento e l'ingiustizia che lo avevano preceduto e determinato. A decine di migliaia, fascisti e tedeschi capitolarono e si arresero. A Dongo e a Piazzale Loreto non furono condannati soltanto i delitti di cui i fascisti si fecero autori e complici. Si condannò anche e soprattutto un sistema sociale che fa degli uomini, per la difesa del privilegio, dei corruttori o dei corrotti, degli oppressori o degli oppressi. Perché tanta gioia di folla? Perché tanta felicità? Non era solo la fine della guerra e della paura. Era la speranza di una società nuova, di una giustizia vera. Ci lasciarono gli occhi per piangere. In un vuoto enorme erano sparite decine di milioni di creature. Queste donne non piangono solo dei morti. Piangono noi, i vivi, costretti a lottare per poter spiegare quello che è successo, per dominare le forze della distruzione. Sono passati 16 aprili. La Repubblica vive nel cosiddetto miracolo economico, nell'età dell'utilitaria e della televisione. Ma c'è ancora il fascismo? C'è. Ha ritrovato il suo viso di 50 anni fa, prima delle camicie nere. Il viso della conservazione, che sul mercato politico offre ancora a buon prezzo gruppetti provocatori, perché il poco fascismo visibile mascheri meglio il molto fascismo invisibile. Ecco, giugno 1960.
A Genova, la protesta antifascista della città che soffrì stragi e deportazioni ricordò a tutti che al di là delle vane apparenze della libertà formale c'è il dovere di insorgere contro gli eredi del delitto fascista. Roma, luglio 1960. Porta San Paolo sono calpestati i parlamentari dell'opposizione, i senatori eletti dal popolo, i deputati rappresentanti della nazione che portano fiori ai soldati caduti per difendere Roma dai tedeschi. Ecco, a Reggio Emilia, a Palermo, il sangue, la morte dei cittadini. La vostra coscienza che cosa ha da dire? Bisogna scegliere. Bisogna decidere. Il vostro destino è solo vostro. Rispondete.